E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog barra video di pulizia motivazionale. Ho spostato la pianta che era messa lì, l'ho messa dall'altra parte così ho lo spazio poi per fare l'albero di Natale. Stiamo iniziando a pensare alle decorazioni. Infatti, in questo video ci daremo alle pulizie prima di Natale. Più che altro le inizieremo insieme, le pulizie prima di Natale. E adesso cambio di musica, ragazze, per darvi motivazione, ispirazione ed energia positiva. Vamos! Iniziamo dalla cucina, mi armo di pannetti catturapolvere, pannetto in microfibra e Rio Melaceto che non è Rio Melaceto, ma un mix di alcol, aceto e acqua. Per questo punto della cucina ho dovuto armarmi di sgrassatore perché il composto che ho fatto io, che comunque funziona benissimo su tutte le superfici, alcol, aceto e acqua, lì non funzionava perché c'era più grasso della cappa, ragazze, sono rimasta sorpresa e quindi sono andata di sgrassatore e, a dire la verità, si è tolto tutto il grasso in un istante.
finalmente abbiamo pulito la cucina e già mi sento molto meglio. Adesso ci dedichiamo al pavimento, che comunque è una cosa di routine. Era questa, diciamo, la cosa extra che volevo fare, pulire la cucina. E poi andremo a fare dell'altro. È pulita la cucina, sto mettendo qualche decorazione di Natale che avevo a portata di mano e vi volevo far vedere il mio trucchetto per i quadretti piccolini che ho in cucina. Vedete? Dentro il quadretto tengo già le altre stampe per sostituire subito in un secondo la figura e mettere quella che mi interessa. Adesso devo scegliere tra queste due natalizie, questa qua con scritto Merry Christmas e l'altra con sempre la scritta Merry Christmas ma con l'alberello. Adesso vediamo quale delle due andremo a mettere. Ok, l'ho addrizzato perché mi sono resa conto che comunque era stato montato male. E poi appena scendo gli addobbi sicuramente addobberò anche qui. Metterò qualcosina anche qui perché comunque mi piace che sia tutto decorato anche questo angolino. C'è il sale e lo zucchero che sono assorti da mezz'ora. L'avete visto in tutte le inquadrature? E adesso non so se metterò dell'altro, sicuramente i centrini rossi, adesso spolvero e metto i centrini rossi, però per il resto delle decorazioni, ragazze, se ne parlerà nei prossimi video, perché sono sull'armadio e quindi io sto mettendo quello che ho a portata di mano, le cose che comunque posso fare presto, le cose proprio pratiche che ho qui e quindi metto e basta. Non ho bisogno di smontare mezza casa perché comunque poi si crea un casino quando si scendono le decorazioni di Natale. Io ad esempio le scendo dall'armadio, c'è chi le prende dalla cantina, insomma quando si prendono le decorazioni di Natale, ragazze, si crea un casino. Per l'albero non so se lo farò fine mese. Sì, respiro perché dico non dovrei farlo, però ragazze è Natale anche per i miei figli. E quindi è giusto che i bambini abbiano l'albero. È lo stesso discorso del compleanno di Giuliana. Chi mi segue sa e capisce cosa sto dicendo. Quindi per l'albero non so se è fine novembre o i primi di dicembre. Non so nemmeno se voglio fare i vlog ma se non voglio farli, perché in questo momento ve l'ho detto, sono un po' sotto pressione e quindi non credo di farcela. Sicuramente usciranno i 3-4 video a settimana, quello sì, però non sono sicura di fare i vlogmas, non lo so, ho ancora un'altra settimana di tempo, 10 giorni per pensarci, perché sapete che i vlogmas sono ogni giorno e quindi comunque ti impegnano,
E quindi non lo so. È inutile farvi il sondaggio perché risponderete comunque di sì, la maggioranza, la stragrande maggioranza di chi mi segue. C'è poi chi non vota, c'è chi poi dice sì e magari poi comunque periodo di Natale è impegnato e quindi non guarda i video. E poi comunque dipende da me la cosa. Cioè devo essere io che devo essere pronta, che devo avere il tempo di registrare, il tempo di editare. Ciao Elettra, Mustafa, entra ed esce, entra ed esce. Quindi la verità non ve lo so dire in questo momento, è più no che sì. Va bene, andiamo a pulire il pavimento. Ho spolverato prima del pavimento, ci mettiamo questi, anche se in questo momento non hanno un senso con questa cosa sopra, però mi inizio a preparare. È ancora bagnato qua. Ok, un e due. Certo, dicono non hanno chissà quale senso, però va bene così. Dov'è l'altro? Elettra, il tuo primo Natale, cosa devo fare? Devo mettere un recinto all'albero o devo recintare te? Fammelo sapere, amore, perché io temo che tu ti mangerai qualche pallina. Ho questa sensazione molto, molto forte. Non si vedevano, li faccio vedere. Ok, dai, è un po' sfoglio perché giustamente sfoglio. Scusate, non sfoglio, sfoglio i libri. Sfoglio perché giustamente mancano le decorazioni natalizie, però già comunque ho tirato fuori i centrini, è qualcosa. Allora, passata di straccio super veloce, perché comunque l'avevo fatto ieri, mi serviva più che altro per completare la pulizia, se no mi sentivo incompleta. E qui abbiamo finito. Io da un anno all'altro mi scordo le cose che ho e le cose che ho fatto l'anno scorso, cioè io dovrei andare a rivedermi l'home tour dell'anno scorso, se l'ho fatto, non mi ricordo neanche se l'ho fatto, non mi ricordo neanche che giorno è, figuriamoci cosa ho fatto l'anno scorso. Insomma, mi dimentico le decorazioni che ho fatto e qua proprio nel pensile della parete attrezzata ho trovato Babbo Natale. Quindi ho messo questo che poi dovrò togliere perché mi ero dimenticata che qui ci va il presepe, ragazze, quindi è inutile che io metto i centrini qui. Per il momento, ok, va bene, abbiamo giocato, abbiamo scherzato, però poi là ci va il presepe. E poi ho trovato anche questo. Poi ho trovato questa tazza, carinissima, che adesso, a che ci sono, vado a mettere, visto che ho fatto qui l'angolino, al posto della piantina, anche se io questa piantina la adoro, ragazze, scusate se mi trema la mano. È stato un momento di sbandamento. Questa piantina la adoro, però ci andiamo a mettere la tazza. Eccola là. Vi piace? Forse magari dovrei togliere i bicchieri? O magari li metto dentro la tazza? Sì, va bene così. Sì, almeno ha un'utilità, perché a me le cose inutili poggiate là non mi piacciono. Va bene, poi vediamo in quest'angolino cos'altro metterci. Magari quando tiro fuori le decorazioni viene fuori dall'altro e tolgo la tazza, la metto da un'altra parte o la poso, perché poi io sono così. E niente ragazzi, io penso di essermi dilungata abbastanza. Ho messo qualcosina, la piantina ce l'abbiamo qua, ve l'ho fatta vedere all'inizio video. L'ho anche sistemata, ho messo delle fascette per sollevarla. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog o video pulizie o come piace a voi, vlog con video pulizie che oramai praticamente è diventata una routine per me perché faccio un po' l'uno, un po' l'altro perché so che vi piace. Ciao a tutti e un altro grosso bacio.